Comunque, allora, il punto è differenziata di qualità, abbassamento dei costi, isole ecologiche, il rapporto con le altre realtà che fanno queste il porta a porta, e quindi come dal superamento dell'emergenza arrivare a un sistema che porti anche un ricavato economico alla cittadinanza, che è poi la differenza di qualità. No. Quindi su questa questione un veloce intervento introduttivo a tre, Schiano, Geronazio, Fabbricatore, e poi lasciamo subito la parola ai cittadini. Io volevo sentire, buonasera, volevo sentire un attimo maggiormente i cittadini, perché mi trovo con quello che le parole che ha detto sia Mirante che Assante per quanto riguarda la parte introduttiva. Sicuramente noi come amministrazione dobbiamo ringraziare l'intera cittadinanza che ha permesso l'obiettivo raccolta differenziata, perché sicuramente come amministrazione abbiamo fatto il possibile per raggiungere gli obiettivi, tipo che c'era molta scetticità il fatto di pensare di poter arrivare a quota 50% per quest'anno, per l'anno 2011, invece oggi che stiamo al 28 di novembre, se abbiamo già superato il 50%, abbiamo superato il 50% di media annua. Questo era un obiettivo che ci siamo prefissati, e su questa scorta anche il vice sindaco aveva preannunciato le sue dimissioni se non si sarebbero raggiunti quegli obiettivi, che però sono stati raggiunti. E ringrazio l'intera cittadinanza che ha permesso, perché sicuramente c'è stata una partecipazione e una sensibilità che ha permesso a tutti quanti noi di raggiungere questo obiettivo. Poi per quanto riguarda la raccolta differenziata di qualità, io passo la parola all'ingegnere Geronazio, pure perché sicuramente noi in questi mesi abbiamo raggiunto l'obiettivo iniziale, che è quello della raccolta differenziata. Ora invece dobbiamo pianificare tutta una serie di interventi strutturali in modo da avere quella recettività tale per poter avere una buona raccolta differenziata di qualità, e dobbiamo migliorare poi il conferimento, dobbiamo creare pure quei movimenti, quelle opportunità di sgravio per i cittadini che poi sappiano e sanno adempiere a quello che comunque è l'obiettivo differenziato. Passo la parola all'ingegnere Geronazio e mi propongo poi di rispondere in base a quello che comunque chiederanno i cittadini. Grazie. Funziona? Pronto? Sì. Signori, grazie per averci invitati. Io cercherò di essere brevissimo in questa fase introduttiva, dandovi solo alcuni dati quantitativi che ci aiutino poi a fare delle considerazioni. E do dei dati quantitativi, ovviamente con riferimento al 2011. Noi nel 2011 siamo riusciti, per me è l'obiettivo più importante, è quello che siamo riusciti a ridurre la massa dei rifiuti. Dalle 17.000 tonnellate storiche, che arrivavano anche a 18.000 nel 2006-2007, siamo passati, chiuderemmo l'anno, a 13.800, con una riduzione di 3.200 tonnellate. E secondo me questo è un dato significativo, perché come l'abbiamo raggiunto poi lo vedremo, è un dato molto importante, perché noi dobbiamo privilegiare la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso, e mi riallaccio a quel che è stato detto prima a questo tavolo, del compostaggio, che è un elemento molto importante, perché quando vedremo quanto pesa l'umido vediamo quanto è stato importante. Quindi diciamo che siamo riusciti a passare da 630 kg per abitante all'anno, che è il dato storico di Bacoli, che era superiore alla media italiana. La media italiana è di 530 kg per abitante, e noi quest'anno chiuderemo intorno ai 500 kg per abitante, quindi portandoci a una massa di rifiuti decisamente inferiore della media italiana. Questo io ritengo che sia un risultato importante che abbiamo raggiunto. In ordine di importanza viene poi la raccolta differenziata. Diciamo che nell'anno chiuderemo, e siamo già arrivati al 50% di media sull'anno, che ci consentirà
di evitare le penalizzazioni previste dalla legge per i comuni che non raggiungono il 50%. E se io estrapolo i dati dell'anno, vedo che nel secondo semestre stiamo marciando sul 77%. Il 77%, se noi lo paragoniamo anche con i comuni più virtuosi, direi che è un dato significativo. È ancora più significativo se lo confrontiamo con i tempi con cui i comuni più virtuosi sono arrivati. Non vi voglio annoiare, ma penso che se noi prendiamo dei dati, per esempio, di Trento, Trento è arrivato al 50% in 10 anni e la media dei comuni per arrivare alla percentuale del 50% è intorno ai 10 anni. Noi, tutta la comunità, perché questo non è un discorso, questi obiettivi sono stati raggiunti, come è stato sottolineato prima, fondamentalmente dal contributo di tutta la comunità, siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi che i comuni virtuosi, e questo ci tengo a sottolinearlo, hanno raggiunto in tempi 20 volte superiori ai nostri. È chiaro che se vado a vedere il 77% ci dice che i margini di miglioramento in termini di percentuale sono abbastanza modesti, perché poi ci scontriamo con quella che è la tipologia e la struttura dei rifiuti. Possiamo invece fare moltissimo, e questi sono gli obiettivi del prossimo anno, in termini di miglioramento della qualità dei rifiuti e in termini di riduzione dei costi, che sono gli obiettivi che noi ci proponiamo per il prossimo anno. Ultima cosa è il discorso dello spazzamento. Sullo spazzamento, se personalmente ho ringraziato quelli che hanno detto che la città è pulita, io personalmente non sono soddisfatto. Ritengo che abbiamo molto, molto da migliorare. Però ci stiamo attrezzando con delle macchine adeguate che ci consentono di essere anche in termini di attrezzature nel XXI secolo. Arriveranno, c'è in atto la procedura per la loro acquisizione, quindi diciamo che della primavera del 2012 industrializzeremo il processo e quindi siamo in grado di migliorare decisamente sia in termini di qualità del servizio, sia in termini di efficienza e quindi di costi. Io a questo punto mi interromperei per lasciare lo spazio, come dicevamo prima, salvo poi ritornare. Buonasera a tutti. Beh, io piuttosto che tediare voi con discussioni, magari osservazioni che hanno fatto già il Presidente e il Sindaco, avrei preferito piuttosto che mi si fossero fatte le domande, visto che io parlo dal punto di vista esclusivamente tecnico più che altro. Comunque, in merito a quelle che sono le percentuali raggiunte, la differenziata, penso che sia stato un obiettivo piuttosto difficile da raggiungere, considerando i brevi termini nei quali sia stata raggiunta la percentuale di raccolta differenziata. Onestamente, io quando sono arrivata a Bacoli, perché insomma penso che non si sappia, non sono bacolese, sono napoletana, vivo in una città attualmente sporca, dove la differenziata penso che sia una cosa ancora molto lontana è una discussione insomma che ormai è intrapresa anche dal nuovo sindaco, ma i tempi penso che siano piuttosto lunghi, anche dato insomma il numero di abitanti che fa Napoli. A prescindere da ciò, raggiungere il 77.8 mensile non anno ovviamente di raccolta differenziata, onestamente io se me lo fossi raccontata da sola prima ancora di averlo raggiunto non avrei sperato a tanto. Quindi in primo luogo ringrazio i cittadini che hanno collaborato in una maniera incredibile, onestamente incredibile, perché tra l'altro comunque Napoli ha due passi, quindi Bacoli sostanzialmente è un prolungamento della zona flegrea di Napoli, poco distante da Napoli, e io tra l'altro vengo da una realtà nordica, lombarda, e anche le piccole comunità lombarde non hanno risposto alla raccolta differenziata così come ha risposto la città di Bacoli, quindi veramente tanto di cappello. Ovviamente ad oggi abbiamo raggiunto il 50% annuo di Maivan, questo è un mandato consolidato, probabilmente chiuderemo l'anno al 52, spero, dipende da noi e dalla vostra collaborazione.
Il servizio è naturale dirlo, anticipo le vostre domande, ha tante pecche, questo è indiscutibile. Il problema, il discorso è che ci siamo dati dei traguardi. Io non nascondo che il primo traguardo che per me era imprescindibile era il raggiungimento di una buona percentuale di raccolta differenziata, che era un valore che doveva essere consolidato. Dopodiché si può parlare di ottimizzazione, ma l'ottimizzazione per me è un discorso che non finirà mai di esservi, perché faccio esempio la Germania, ecco, una delle cose che dobbiamo fare all'inizio del 2012 appunto è la differenziazione del multimateriale. Il multimateriale, una cosa importante che andrà fatta è dividere il vetro da quello che è il metallo e la plastica. In primo luogo, anzi, il motivo fondamentale è perché appunto è un ricavo che potremmo ottenere dalla vendita di questo tipologia di materiali. Ma ottimizzazione sarebbe ancora di più differenziare addirittura la tipologia di vetro, perché in Germania, ad esempio, loro addirittura ormai fanno una differenza totalmente spinta lì dove il vetro viene suddiviso dai cittadini come verde, bianco e multicolore. Là ovviamente si ha un ricavo nettamente maggiore. Ora qui, senza andare tanto per il sottile, perché insomma non è un valore, non è una qualcosa che si può raggiungere nell'arco di 6 mesi, ma probabilmente là ci vuole 6 anni. Bisogna vedere in primo luogo quali sono i quantitativi di questa tipologia di materiale, partendo dall'alluminio, partendo dal vetro e dalla plastica, affinché possa avvenire una selezione per tipologia. E andando, insomma, proseguendo poi per questa strada, a questo punto ovviamente più sottile sarà la selezione, maggiori saranno i guadagni. Ma è naturale che in qualsiasi tipologia di attività imprenditoriale, perché sostanzialmente ecco, la Flegrea Lavoro è una municipalizzata, quindi è comunale e sono soldi di cittadini che pagano con la TARSU. Però qualsiasi tipo di attività che parta e che sta comunque all'inizio, ovviamente si hanno dei costi iniziali che raggiungono un picco. E perché possa andare avanti questa attività ovviamente occorrono più automezzi, occorre più personale. Successivamente, dopodiché, si può parlare di ricavi, questa è una cosa che è fuori discussione, ma questo può succedere solamente in un secondo momento, in una seconda fase. Per me l'obiettivo principale, come ho detto poc'anzi, era il raggiungimento e il consolidamento di un valore di differenziata. Poi dopodiché siamo aperti a qualsiasi proposta, a qualsiasi iniziativa. Noi stessi inizieremo ora, ecco, una cosa proprio importante penso che sarà proprio quella della differenziazione multimateriale a partire probabilmente dagli esercizi commerciali, perché sappiamo tutti quanti che Bacoli ha più di 500 attività commerciali, soprattutto di ristorazione. Quindi, e soprattutto loro fanno grande quantità di multimateriale, producono una quantità incredibile di multimateriali, se non che nomi, vabbè, questo è un altro argomento, ma di multimateriale, ecco. Allora, secondo me bisognerebbe cominciare la selezione multimateriale proprio da là e poi pian piano continuare a proseguirla anche dal punto di vista della cittadinanza. Però insomma di ottimizzazioni veramente potremmo cominciare a parlarne oggi e finire probabilmente mai, perché poi insomma il pelo nell'uovo, andando sempre step, si può sempre migliorare la qualità del servizio, la qualità della selezione dei materiali e così via. Quindi lascio campo a voi come dal punto di vista di osservazioni, di iniziative e quant'altro. Posso Grazie. Fare una...